Andrei, buon pomeriggio, visto l'orario, ci avviciniamo al pranzo. Oggi classico appuntamento del Deluxe Show a cura del sottoscritto e di Nicola Zecchillo, che però, scusate, è un po' la fatica del lavoro. Niente, stavo dicendo, Deluxe Show quest'oggi, però pre-registrato ieri insieme a Nicola. E quindi ora può partire il contributo. Buon ascolto a tutti. Il nostro appuntamento per domani, mercoledì 6 maggio. Ora, diciamo che come hanno detto anche in televisione e telegiornali, giustamente gli enti governativi insomma, stanno a vedere un po' in questa settimana come va, quindi per noi sarà, come si dice, una settimana di convivenza, di prova e speriamo che appunto, come si è detto, saremo bravi per continuare a mantenere questa libertà, seppure con norme di sicurezza tra di noi. E comunque, diciamo che ieri ho approfittato e ho fatto anche dall'uscita per vedere, sia pure esternamente, la parrocchia di San Magno. Sì, mi piace molto lo spazio anche del giardinetto, il verde, quindi sicuramente avrò l'occasione di vederla da dentro quando sarà possibile e niente, quindi dove hai visto la messa questa mattina? E io penso di recuperarla tra un pochino da YouTube. Comunque, diciamo che vabbè, questa mia prima uscita di ieri, dopo tanto tempo, cioè un po' risentita, perché vabbè, io e Alessandro ci siamo anche fermati un pochino, ci siamo seduti. Comunque, è stato piacevole, poi ripeto, approfitto per l'occasione per chiedere a te se appunto per oggi hai la disponibilità, magari anche per tre quarti d'ora, un'oretta o poco più di mezz'oretta, magari come ti ho detto, sostiamo dalle parti di Piazza della Repubblica. No, dico, mi dai la disponibilità quest'oggi, cioè ti sto chiedendo se. No, ho capito. Vabbè, eh? Vabbè, dai, come vuoi, io. Diciamo che oggi è anche bella giornata, penso di. Ma magari vedo, dai, se tu giustamente vorresti vedere la prossima settimana, magari vedo o anche penso ti ricordi Maurizio Giardino. Magari vedo se lui ha disponibilità, altrimenti faccio un piccolo giretto io dalle parti così del lungomare. E niente, quindi raccontami un po' che ha detto il Papa oggi nell'omelia. No, in sintesi, nel senso qualche parola importante che ha detto, che cosa ha detto. Ah, vabbè, dai. Comunque, diciamo a chi ci segue qui che, come si dice, noi siamo presenti, quindi.
Se vogliono fare domande oppure o complimenti, siamo a disposizione. Comunque, ieri invece parlando un po' di cibo e della cena, diciamo che come sono andato, come si dice, di verdura. Sì, ho mangiato un carciofo e mezzo ripieno e un po' di purè di patate. E tu invece, che mangiate di sera? Ah, beh, buoni, bisogna variare. Come mi raccomando, dico, non te lo dico in maniera, cioè, di obbligo, approfitta magari in questi giorni, sia pure per due passi così fuori da casa tua. Approfitta soprattutto perché vedi le giornate sono buone e quindi poi per il resto vabbè come si dice no solita vita comunque ma diciamo che passando invece per esempio allo sport ieri, almeno da quando mi ricordo, sono ripresi gli allenamenti, diciamo, individuali. Qualche società di calcio di Serie A ha ripreso, ovviamente, con le distanze, mi pare, di almeno 2 metri tra ciascun giocatore, gli allenamenti. Comunque, diciamo che se proprio ci sarà la ripresa della Serie A, sicuramente ci sarà come si dice, un tempo che si andrà a dilatare, quindi se dovesse magari ripartire il campionato a fine maggio, più o meno si andrebbe a concludere intorno a luglio, fine luglio. Ma tu, per esempio, parlando ecco di sport, diciamo, ora non so proprio, vabbè, so che un pochino comunque ti piace, no? Qualche volta che magari sei venuto a vedere con me qualche partita di pallacanestro, ne approfittiamo, visto che stiamo per salutare la Fortitudo Trani, Stefano Di Lauro, l'Angela Basile, la presidentessa, quindi. Beh, è ovvio, diciamo, noi abituati alle nostre squadre, diciamo, purtroppo credo che almeno per da qui fino a 4-5 mesi non potremo vedere più, diciamo, partite, però auguriamoci che da settembre-ottobre, massimo novembre, si potrà ricominciare. Diciamo, magari sempre a distanza, a calcare gli spalti del palazzetto, del tenso statico. Quindi, sì, adesso palazzetto e tenso statico e lo stadio pure sono chiusi. È ovvio che nel momento in cui saranno riaperti, ci sarà prima di tutto la sanificazione, bisogna igienizzare l'ambiente. Quindi poi parlando appunto di igiene, cosa che per quanto riguarda noi come esseri umani, come uno dei bisogni primari, perché diciamo che come si dice, se quando ci alziamo non ci laviamo la faccia, oppure non ci laviamo i denti, o non ci laviamo in generale, insomma. C'è ancora più rischio di infezione. Ok, dai, Nicola, allora siamo, vedo qui più o meno quasi 10 minuti, ci stiamo avvicinando. Ma comunque, credo anche tu, mi auguro che per quanto riguarda l'aspetto religioso,
magari se non sarà in questo mese, a maggio, a giugno, di poter ricominciare a partecipare alle celebrazioni eucaristiche. E sì, diciamo che purtroppo anche quel discorso lì c'è stato, tra virgolette, stromesso, sia pure per sicurezza. Comunque, vabbè, diciamo che siamo in buona compagnia tra le televisioni locali qui della diocesi o Andrea con delle Deone, insomma. Poi non dimentichiamo ovviamente l'appuntamento della preghiera degli italiani al mercoledì sera su TV2 Minima. Sì, alle ore 21. Bene, allora Nicola, che dire, noi ci risentiamo nel poco primo pomeriggio, o un po' più dopo del primo pomeriggio. Allora, buona giornata e ovviamente ricordiamo di nuovo, per chi non ci conosce, ovviamente noi facciamo questo spettacolino così per alleviare un po' questo periodo diciamo, non vorrei dirlo, comunque di difficoltà, di un po' di tristezza, diciamo, no? Cerchiamo di rassenerare un po' chi magari vuole guardarsi un video su YouTube, quindi. Ok, allora dai, ci sentiamo su Facebook e telefonicamente tra un paio di ore e dire buon proseguimento di giornata e ci si aggiorna. Ciao Nicola. Ciao, ciao. Ciao. Bene, cari amici, allora avete sentito? Ovviamente questa è registrata il martedì 5 maggio, che sarà pubblicato lo spettacolino però domani, mercoledì 6 maggio. Bene, grazie a tutti. I miei canali social ovviamente li conoscete, sono Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Grazie, alla prossima, ciao! Bene, con il saluto poi fatto appunto da me ieri, spero vi sia piaciuta questa diretta. Questa nuova puntata del Deluxe Show, avevo dimenticato della musichetta, magari la mettiamo nella prossima puntata. Bene, siamo quasi alle 12:30, quindi buon pranzo a tutti e speriamo che, insomma, io tornando con mio padre a casa da lavoro, diciamo, qualcuno cerca magari senza una colpa volontaria, però magari diciamo che evitare gli assembramenti sarebbe la cosa migliore, almeno di 3, 4, 5 persone. Due persone siamo nel lecito, però tre ho detto. Comunque, dai, grazie a tutti. Noi ci vediamo sui vari canali social che avete sentito prima. Alla prossima, ciao.